Aggressione nei licei fiorentini, ferma condanna degli atti di violenza da parte del Consiglio regionale. Giorno della memoria, Vera Vigevani Jarak ha incontrato il Parlamento degli studenti toscani. Sport e imprese, due targhe del Consiglio regionale, una alla società San Frediano Calcio 1922, l'altra al maestro del saper fare Andrea Magi. Scontri al liceo Michelangelo di Firenze, ferma condanna dal Consiglio regionale. Solidarietà agli studenti vittime degli episodi di squadrismo, ferma condanna degli atti di violenza e preoccupazione per il clima di odio che coinvolge il loro malgrado gli istituti di istruzione secondaria fiorentini. Così si è espresso il Consiglio regionale approvando la mozione presentata dal gruppo consiliare del PD, primo firmatario Vincenzo Ceccarelli. L'atto, che ha recepito gli emendamenti di Italia Viva e del Movimento 5 Stelle, è stato approvato con 22 voti favorevoli, 4 astenuti del gruppo Lega. Il gruppo di Fratelli d'Italia, che ha presentato sulla stessa vicenda una propria mozione, primo firmatario Francesco Torselli, che è stata poi respinta dall'Aula, non ha partecipato al voto. La mozione approvata fa riferimento all'aggressione avvenuta sabato 18 febbraio nei confronti di alcuni studenti del liceo Michelangelo e a un episodio analogo avvenuto il 9 febbraio al liceo Pascoli di Firenze. Oltre a esprimere vicinanza al corpo scolastico e apprezzamento per il senso civico dell'insegnante del Michelangelo intervenuto a fermare l'aggressione, impegna la Giunta a proseguire sul piano politico e culturale con l'opera di contrasto al crescente clima di odio e discriminazione. Inoltre si chiede che la Giunta si attivi nelle sedi opportune affinché vengano assunti tutti i provvedimenti necessari a garantire l'incolumità degli studenti toscani. L'atto è stato emendato da Italia Viva, prevedendo che in caso di eventuale procedimento penale la Regione Toscana si costituisca parte civile. L'emendamento era stato sottoscritto anche da Silviano Feri del Movimento 5 Stelle. Le due mozioni hanno impegnato l'Aula in un dibattito unico che si è aperto con l'intervento di Vincenzo Ceccarelli. Questa aggressione ha tutte le caratteristiche di un'aggressione squadristica di stampo neofascista, quindi noi chiediamo che ci sia la condanna da parte di tutti rispetto a questo episodio, ripeto, molto grave. Ma questo ovviamente non basta, invitiamo la regione tutta a proseguire in quella che è un'attività di carattere culturale verso il superamento dell'intolleranza, del razzismo, dell'odio. Una posizione molto dura, forse la più dura del Consiglio regionale. Chiediamo al Consiglio regionale della Toscana e quindi alla Regione Toscana di prendere un impegno di costituirsi parte civile qualora venga istituito un procedimento penale, e ovviamente siamo convinti che questo avverrà. Nel contempo esprimiamo massima solidarietà ovviamente anche agli insegnanti intervenuti, al corpo docente, ovviamente una condanna forte e durissima nei confronti di coloro che utilizzano la violenza per imporre un'idea, sembra rimettere le lancette indietro a una stagione che ovviamente ognuno di noi vorrebbe dimenticare. Serve usare il cervello e l'intelligenza per portare avanti le proprie idee e sicuramente non cazzotti, pugni o violenza. Condanniamo sicuramente degli episodi di tale gravità e esortiamo tutte le forze politiche che hanno matrici particolari a fare attenzione a quelli che sono i contenuti delle proprie, dei propri gruppi giovanili, perché siamo venuti a conoscenza che c'è stata anche una distribuzione di manifesti all'ingresso di queste scuole e che questo episodio non è l'unico, perché era già avvenuto in un'altra scuola. E faccio riferimento anche a un episodio che è avvenuto nel Lazio, dove una ragazza che era andata a rimuovere un manifesto con sopra delle svastiche, quindi dei simboli nazisti, è stata addirittura picchiata in strada. Ecco, arrivare diciamo da episodi già molto gravi a episodi estremi è un passaggio che può essere molto veloce e sul quale le istituzioni, in primis quelle scolastiche, devono fare la loro parte, ma sicuramente le forze politiche, e lo sappiamo, hanno la loro responsabilità. La violenza si condanna sempre, senza se e senza ma, da qualsiasi parte arrivi. Noi speravamo di trovare nel Partito Democratico la disponibilità a votare un atto di questo tipo, in realtà è arrivato un atto in cui addirittura, laddove la magistratura, le forze dell'ordine non hanno ancora chiaro cosa sia successo, laddove ogni giorno sui giornali si leggono testimonianze e controtestimonianze. Ieri ho letto un professore che diceva una versione completamente differente da quella che era passata nei giorni precedenti, dove non c'è ancora una certezza di cosa sia accaduto, si è voluto già
dare una matrice politica a tutto, e soprattutto l'atto era finalizzato a far cosa? A chiamare in causa il governo nazionale, la polemica con Giorgia Meloni, eccetera. Quindi non c'era la volontà di fare una condanna unanime. Dispiace. C'era comunque nell'atto, riconosco, nell'atto del partito di maggioranza, oltre alle varie strumentalizzazioni, alle varie polemiche, c'era comunque la frase di condanna della violenza, e per questo non ce la siamo sentiti di votare contrari. Però non era l'atto che aveva chiesto il presidente Mazzeo. Lo abbiamo detto in tutte le sedi e continuiamo a ribadirlo, è una ferma condanna per gli atti avvenuti davanti al liceo Michelangelo, però credo che il dovere delle istituzioni sia anche quello di non alimentare questo brutto clima che si sta creando purtroppo in questi giorni, dopo quel fatto, dopo anche il corteo avvenuto ieri. Dobbiamo avere un senso di responsabilità, un senso di evitare qualsiasi tipo di strumentalizzazione, un fatto grave. Dobbiamo soltanto impegnarci affinché fatti come questi non avvengano più in Toscana, e non solo in Toscana, facendo sentire sicuri i nostri cittadini, i nostri studenti all'interno e fuori dalle scuole. Quindi quello che noi crediamo e continueremo a credere: qualsiasi condanna ferma di violenza, che venga da destra, che venga da sinistra, però no a strumentalizzazioni. Aspettiamo la fine delle indagini e poi presenteremo un atto per chiedere che ci sia più tutela nelle scuole e che si faccia un lavoro in sinergia come forze politiche tutte affinché non si ripeta mai niente del genere. L'incontro tra Vera Vigevani Jarak e il Parlamento degli studenti toscani. Rappresenta la Toscana una cosa importantissima, ed è che per sempre i diritti umani sono stati non solamente così espressi con parole, ma c'è stato un fatto che dimostra assolutamente questo impegno, perché tanto tempo fa fu la Toscana la prima ad abolire sia la pena di morte, sia purtroppo anche le torture che nel mondo ci sono state e ci sono ancora in tanti luoghi. Vera Vigevani Jarak, attivista e scrittrice, testimone di due tra le pagine più buie del secolo scorso, tornata in Italia dopo 3 anni, ha incontrato i 60 studenti del Parlamento regionale toscano nell'ambito di 2 giornate volute dal Consiglio regionale e realizzate con la collaborazione dell'associazione 24 Marzo Onlus. Una storia, quella di Vera, che attraversa la discriminazione degli ebrei in Italia, la Shoah e la tragedia dei desaparecidos argentini, il nonno morto ad Auschwitz e la figlia uccisa in Argentina negli anni della dittatura militare. Per loro e per me è una maniera di starci vicino, vicini, di metterci insieme, di forzarci, non dividerci, perché quella è la cosa peggiore. E vedremo se qualcosa riusciamo a fare di fronte a questa eredità che la mia generazione e anche la precedente stanno lasciando, purtroppo. Ognuno deve prendersi la sua responsabilità. Io me la prendo e tante altre persone se la prendono, questa responsabilità. E questi ragazzi soprattutto sono lì pronti a prendersi questa responsabilità. Vediamo se miglioriamo un pochino il mondo con più giustizia, e chi lo sa, dicono che tutto sono utopie, sogni, è vero, sono anche utopie probabilmente, ma le utopie qualche volta si possono realizzare. Il presidente dell'Assemblea Legislativa Toscana, Antonio Mazzeo, ha sottolineato la volontà del Consiglio regionale di sostenere la candidatura del Museo Ex ESMA di Buenos Aires a patrimonio UNESCO. La Scuola della Marina Militare Argentina, centro segreto di detenzione, tortura e sterminio dal 1976 al 1983. E oggi ospitiamo una donna, Vera Vigevani, che è riuscita a trasformare il dolore e la violenza subita in insegnamento, educazione, soprattutto alle ragazze e ragazzi più giovani. La Toscana è una terra che non si è mai voltata dall'altra parte, una terra che è sempre stata in grado di accogliere
in grado di trasmettere ai giovani quei valori che indicano qual è la strada da seguire. E in un tempo in cui purtroppo di testimoni di quegli orrori, di quelle barbarie, di quelle violenze sono sempre meno, allora è importante che ognuno di noi diventi amplificatore di memoria, e per questo oggi insieme al Parlamento degli studenti vivremo una delle più belle giornate che in questi anni quest'Aula ha potuto ospitare. Una testimonianza autentica, vera, di un'esperienza di vita umana straordinaria, dove i ragazzi sono stati partecipi di un confronto facendo domande, emozionandosi, comprendendo quelli che sono i valori di una resistenza, della libertà e della democrazia, della grande mandato che hanno loro per provare a costruire una società migliore, memori di un pezzo di storia importante. Quindi oggi il Parlamento degli studenti si è confrontato con un'esperienza di vita vera, e credo che questo sia stato per noi come ufficio di presidenza una tappa importante della relazione e del compito che abbiamo a livello istituzionale per trasmettere i valori, poi peraltro fondativi, della Regione Toscana ai valori ovviamente dei nostri giovani, ai valori della storia e soprattutto della libertà. Vera Vigevani indossa sul petto la spilla con la foto di sua figlia Franca Jarak, in testa porta il fazzoletto con la data del 25 giugno 1976, il giorno in cui, non ancora diciottenne, Franca venne sequestrata dai militari del generale Videla. Da allora appartiene al movimento delle Madri di Plaza de Mayo. Tante le domande da parte degli studenti. Oggi siamo onorati di avere qua in presenza Vera Vigevani, una sopravvissuta alla Shoah che scappò dall'Italia nel periodo delle leggi razziali. E noi del Parlamento degli studenti non possiamo che ringraziarla, appunto, dandole il nostro ascolto e promettendole che rimanderemo a qualsiasi altra generazione che ci succederà la sua testimonianza. Presenti all'incontro anche il consigliere regionale Fausto Merlotti, Ugo Caffaz, animatore e organizzatore del Treno della Memoria, e l'ex consigliere regionale Tommaso Fattori, che nella scorsa legislatura ha proposto il conferimento del gonfalone d'argento a Vera Vigevani Jarak. Una targa alla Sanfrediano Calcio 1922 e al maestro del saper fare toscano Andrea Magi. 100 anni di passione dai colori rosso-blu, una storia, quella del Sanfrediano Calcio 1922, vissuta dalla comunità, e un traguardo davvero importante, un secolo che viene celebrato anche in Consiglio regionale. La cerimonia si è svolta in sala gonfalone di Palazzo del Pegaso per il conferimento della targa alla società pisana. Presenti il presidente dell'Assemblea Toscana Antonio Mazzeo e il vicepresidente Marco Casucci, oltre ai consiglieri regionali Elena Meini e Giovanni Galli. Ha ritirato la targa il presidente della società sportiva Marco Orsini. Abbiamo intrapreso sicuramente una strada positiva, che è quella di aprire questo palazzo al mondo esterno e in particolare a settori vitali, proprio per la tenuta della nostra società, come è lo sport. Diverse gloriose società hanno ricevuto il proprio premio per i 100 anni di storia. Oggi è la volta delle Sanfrediane e sono molto orgoglioso di dare il mio contributo in questo senso, proprio perché sono ben consapevole di quanto sia importante, ripeto, per la tenuta della nostra società, per educare a valori sani e positivi i nostri giovani, il mondo dilettantistico, un mondo che in Toscana è linfa, e quindi noi siamo qui per dare il nostro contributo, per far sì che questa Toscana, che a volte qualcuno definisce minore, in realtà minore non lo è semplicemente meno conosciuta, e noi come uomini e donne delle istituzioni abbiamo il dovere di diffondere una conoscenza omogenea e giusta della nostra Toscana. In occasione dei festeggiamenti è stato realizzato anche il libro del centenario Sanfrediano Calcio, curato dal giornalista Fabrizio Impeduglia, attuale direttore sportivo del Sanfrediano. 200 pagine con centinaia e centinaia di foto, storiche e recenti, a ricordare la storia della società. In copertina una vera e propria chicca, oltre 3.000 persone che assistono alla partita Sanfrediano-Pisa Sporting Club del campionato di promozione toscana 1956-1957. Una cosa che ci riempie di orgoglio, perché portare avanti un'associazione di volontariato con tutti i sacrifici che le famiglie e anche tutti i nostri associati fanno è un impegno molto,
molto, molto grave, insomma è una cosa che ci impegna molto, però lo facciamo con entusiasmo. Le prospettive sono quelle di poter proseguire nel solco che hanno lasciato i nostri predecessori. Io sono l'ultimo presidente, sono presidente dal 2006 e ho fatto un pezzo di storia di questo Sanfrediano e spero che questa storia possa proseguire anche con i personaggi nuovi che sono entrati anche in società, che sono tutti ragazzi molto capaci, molto vogliosi di dimostrare anche queste capacità che hanno, e quindi ecco, la speranza è che di poter arrivare a fare i 200 anni. E un'altra targa, stavolta per il settore imprese, è stata consegnata sempre dal Consiglio regionale ad Andrea Magi, da tempo protagonista con l'azienda De Magi Formaggi nella produzione di formaggi di altissima qualità. Un riconoscimento per valorizzare la qualità delle produzioni agroalimentari e gastronomiche locali. Per un soffio il loro gorgonzola non è infatti stato decretato il formaggio più buono del mondo, ma nonostante il primato sfiorato, la soddisfazione provata per il traguardo tagliato è davvero infinita. L'azienda De Magi di Castiglion Fiorentino è stata protagonista indiscussa dell'edizione 2022 della World Cheese Awards, il concorso mondiale dedicato ai formaggi al quale hanno partecipato 4.434 iscritti e 900 produttori provenienti da 42 nazioni differenti. La manifestazione, che si è svolta nel Galles a Newport, ha contato sulla professionalità di 265 giudici che hanno assaggiato, annusato e classificato oltre 4.000 formaggi. Sono davvero felice di poter essere qui insieme alla Presidente De Robertis a conferire questo riconoscimento importantissimo all'azienda De Magi, perché ha portato nel mondo il nome della Toscana. Tradizione e innovazione si tengono insieme e davvero sapere che un'azienda toscana produce uno dei formaggi migliori al mondo ci dà il senso di quanto sia ancora più importante continuare a sostenere realtà produttive che hanno bisogno di sostegni pubblici e di vicinanza da parte delle istituzioni. A loro un grande in bocca al lupo perché la prossima volta da secondi possano essere primi. Un modo di ringraziare un toscano, un mio concittadino, viene dalla terra di Arezzo, che porta il nome della Toscana in alto nel mondo, che è riuscito a reinventare l'attività di famiglia attraverso una competenza, una capacità, una sensibilità che lo rende per noi un ambasciatore nel mondo. La Toscana non è conosciuta in tutto, non solo l'Europa, ma si va al di là dell'Europa per le bellezze artistiche, storiche, il paesaggio, ma deve anche molto alle capacità del saper fare dei nostri concittadini. Questo è, credo, la chiave di lettura con il quale oggi noi, sia per il motivo per il quale siamo oggi qua. Questo secondo posto si accompagna ad altri riconoscimenti ottenuti nella stessa rassegna in precedenti contesti, attribuzioni che valorizzano non soltanto questa impresa, ma la qualità stessa delle produzioni agroalimentari e della gastronomia della Toscana. Ma diciamo già il fatto che noi non siamo un caseificio, ma siamo affinatori, quindi vuol dire che non produciamo il formaggio da latte, ma ci facciamo produrre vari formaggi in varie regioni d'Italia, ovviamente dalla Toscana il pecorino, e lo affiniamo nelle nostre grotte sotterranee aggiungendo ingredienti o semplicemente prendendocene cura durante il tempo di maturazione, di stagionatura. Diciamo, cerchiamo di dare importanza al tempo, che è una cosa importante, è il valore più importante che abbiamo, e cerchiamo appunto di farlo evolvere, affinare e portare a perfezione, quindi farlo maturare, farlo crescere, farlo evolvere affinché il consumatore possa provare delle emozioni, delle sensazioni diverse che il produttore, ovviamente il prodotto di base deve essere fatto bene, e che magari riusciamo a conferire sempre caratteristiche diverse.